d'Italia, buongiorno. Oggi è più bello essere italiani. L'Italia è campione d'Europa, non succedeva dal 1968, un altro super successo di una nazionale che non ha mai mollato, che ci ha sempre creduto, grazie anche al splendido lavoro di Roberto Mancini e del suo team. Un saluto anche speciale a Gianluca Vialli e buongiorno da Gianluca Miranda e dal mio compagno di viaggi Diego Junior. Buongiorno Diego. Carissimo Miranda, buongiorno, buongiorno. Una grande nazionale che ci ha ridato orgoglio e dignità è andata a Wembley ad alzare la coppa in faccia agli inglesi. Quando gli inglesi perdono è sempre bello. Siamo felici perché sul tetto del mondo, Diego, ci sono Italia e Argentina. Ed è un grande orgoglio, un grande orgoglio. Pensavano che la coppa. Entrambi pensavano che la Coppa America fosse rimasta in Brasile e la Coppa d'Europa in Inghilterra. Ci dovranno riprovare perché la Coppa America a Buenos Aires e l'Eurocoppa già è arrivata a Roma. È stata emozionante. Ho dormito poco, ma ne è valsa la pena. Siamo stanchi, stanchissimi per i festeggiamenti, ma la voce ci assiste ancora. Saluto la regia targata Roby Maravolo, Mary G, e iniziamo subito. Sigla! Detto tutti i giocatori dell'Italia, questa coppa è dedicata a tutti quelli che hanno sofferto in questo periodo terribile che abbiamo vissuto e che sfortunatamente stiamo ancora vivendo. Una coppa dedicata a tutti gli italiani che hanno sofferto per il coronavirus e che per un attimo, anche solo per un attimo, si sono distratti in questo mese splendido tinto di azzurro. Guarda, è stato un mese meraviglioso, no? A volte le grandi squadre si vedono quando escono da delle difficoltà e quando giocano male. Con la Spagna si è giocato male, si è vinto con il cuore. Ieri sfido qualunque squadra a fare quello che ha fatto l'Italia. Andare sotto dopo 1 minuto e 20 in uno stadio del genere contro i padroni di casa. E rimetterla in piedi e meritare anche nei 90 minuti di vincere una partita del genere è veramente da togliersi il cappello davanti a questi ragazzi. Hanno fatto un europeo meravigliosi, dove non ci sono arrivati con i piedi e con le gambe, ci sono arrivati con il cuore. E Gianluce, c'è da dire anche una cosa importante. Gli scudetti, i mondiali, le Coppe Americhe, gli europei le vincono i fuori classe. Potete correre quanto volete voi, ma alla fine, senza De Paul e Di Maria, l'Argentina la partita la finisce 0-0. Senza Donnarumma, l'Italia addirittura l'europeo lo perde. Ci sono delle cose che ci lasciano sempre, che a me mi lasciano sempre ben sperare, no? C'è gente che vuole cambiare il calcio, vuole far correre, vuole far lottare, vuole far fare tutto quello che non è calcio, ma alla fine i trofei li alzano i grandi giocatori. Una menzione particolare da parte dell'Argentina. Per Leo Messi, che finalmente ha alzato un trofeo Con la con la Biceleste. nazionale, e a me piace pensare che nell'anno che se n'è andato via mio padre abbia lasciato abbia lasciato il testimone a un ragazzo che veramente se l'è meritato. Quando è finita la partita si è inginocchiato e ha pianto, ed è stata una cosa bellissima, emozionante, meravigliosa. È stato bello. E la menzione, tu dirai che io sono impazzito, però io devo fare una menzione particolare a due giocatori ieri che hanno mantenuto la nazionale italiana in piedi. Uno è Giorgio Chiellini, c'è poco da fare. Pensionare un giocatore del genere in questo momento, io ammetto le mie colpe. Probabilmente è un giocatore che non mi fa impazzire, però è un giocatore che ha due attributi pazzeschi, perché è un giocatore che sa fare il suo mestiere. A un certo punto
la maglia del ragazzino là dell'Inghilterra che gli era andato via nel supplementare, ha detto: o mi dai la maglia, Saka. O mi dai la maglia o ti fai male. E la seconda menzione a Leonardo Bonucci, un giocatore che è stato molto criticato, è stato messo tante volte da parte e ha dimostrato. Punto primo, ha tirato due rigori da attaccante, sia con la Spagna che con l'Inghilterra. E ieri ha dimostrato una volta in più che è un difensore per caso, perché ha tirato 5-6 cambi di gioco di 50 metri sul piede di Insigne, di Chiesa. Loro sono l'emblema della nostra nazionale, la nostra nazionale che ha vinto, ha convinto e ce lo godiamo, Giallo, ce lo godiamo perché è stata una cavalcata meravigliosa. Ovviamente noi napoletani contenti un poco di più per Insigne, Di Lorenzo e Meret, che sono stati protagonisti anche loro altrettanto importanti come Bonucci, Chiellini, Giorginio. Però sai, ma lo sai, tu parlavi dei campioni prima, no? E i campioni si vedono anche in dei momenti difficili, come quando dopo due minuti entri in campo carico per la finale e prendi un gol che ti spezza le gambe. Le facce di Chiellini e Bonucci dopo il gol preso con l'Inghilterra erano come per dire ai compagni: noi siamo in guerra e la guerra è appena iniziata. E hanno trasmesso, secondo me, una sicurezza agli altri compagni di squadra, magari un po' più giovani, più inesperti su questo tipo di partite, che è stata, secondo me, determinante per il resto della partita, che poi l'Italia ha dominato, perché c'è un 80% di possesso palla, l'Inghilterra tutta chiusa dietro, quasi in modo snervante, ma quest'Italia non si è mai stancata di pressare, di dare fastidio a trovare il gol. E quello è stato davvero emozionante. È vero, è stata veramente un esempio di abnegazione, è stato un esempio di come si vincono certe partite importanti. Giallo, a un certo punto sai che cosa ha pesato? Che noi siamo l'Italia e loro erano l'Inghilterra. Cioè, senza nessun tipo di altre parole. Noi siamo l'Italia, abituati a vincere certe cose e loro no. Semplicemente no. Poi dopo ti do le coordinate per il bonifico, perché Insigne fa un clinic sullo stop e sulla tecnica individuale e dobbiamo andare a partecipare tutti, anche parecchi giocatori che hanno giocato ieri. E proprio le parole di Insigne anche mi hanno fatto emozionare, che su Instagram ha voluto condividere il suo momento di gioia con tutti i suoi follower, con tutti gli italiani. Ha scritto: è voluta, sognata, desiderata fin quando da ragazzino mi addormentavo negli spogliatoi prima di allenarmi, anni di sacrifici per arrivare fin qui, ma ne è valsa la pena. Deve essere davvero bello arrivare in cima dopo tanti anni di sacrifici, partendo dal nulla. Ma guarda, la storia di questi ragazzi, io leggevo la storia di Giorginio qualche giorno fa, la storia di Spinazzola, quando si vince c'è qualcosa di speciale nelle squadre, no? E questa nazionale ha veramente fatto qualcosa di speciale. Giallo, se tu ci pensi, noi non più tardi di 3 anni fa venivamo estromessi da un mondiale per mano di una delle nazionali più scarse degli ultimi 50 anni, la Svezia, no? E un allenatore come Mancini che si è preso il compito di riportare l'Italia ad essere competitiva. Noi non dovevamo vincere, noi dovevamo tornare ad essere competitivi. E un allenatore del genere, che dopo una delusione del genere, al primo allenamento entra nello spogliatoio e dice: io voglio vincere l'Europeo, mancano 3 anni e noi dobbiamo arrivare a vincere l'Europeo. Si parla di grandi giocatori, no? Ma si parla di, secondo me, anche dell'abbraccio tra Mancini e Vialli. Si parla di uno staff tecnico che ha condiviso una vita, no? Tu calcola che Salzano e Vanni, tutti Lombardo, questi erano tutti ragazzi che hanno giocato insieme per tanti anni. È una favola meravigliosa. Adesso mi stai facendo vedere una foto di De Rossi con Spinazzola sulle spalle. Siamo tornati dopo tanti anni, siamo tornati ed è bello.
Eh sì, ci colleghiamo con il direttore Pietro Lo Monaco, a cui do il bentornato da Arena Maradona. Buongiorno direttore. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno direttore, da campioni d'Europa è un buongiorno più bello, no? Penso che sia una cosa che faccia bene al cuore, fa bene agli italiani, fa bene al nostro mondo, fa bene in generale, direi, vorrei allargare anche alla nostra economia, che quant'altro quantomeno ci mette nelle condizioni di tenere desta l'attenzione di tanta gente nei confronti del rilancio proprio della nostra economia. Quindi comprendo dentro il discorso anche il sistema calcio, che ha bisogno necessariamente di interventi da parte dello Stato. Mi piace pensare alla liberalizzazione per quanto concerne la costruzione degli stadi, degli centri sportivi, mettere nelle condizioni le società di avere i propri impianti. Questo significherebbe tante cose, però ripeto, una vittoria che è meritatissima sul campo, per espressione di gioco, per valori, per contenuti tecnici, direi anche tattici, perché qualche scelta un po' così avrebbe potuto anche far storcere il naso, ma poi alla fine si è rivelata vincente. Quindi direi che è stato una notte indimenticabile per il nostro calcio. Direttore, ma la cosa bella è stata la rinascita, no, della nazionale. Ci avevano dato per finiti dopo quell'eliminazione con la Svezia allo scorso mondiale, ma noi siamo ritornati, ed è questo quello che ci caratterizza, la fame che ha questa nazionale, che hanno questi ragazzi che ognuno di loro ha una storia affascinante, bella, partito dal nulla, dalla povertà, da sacrifici, che è un po' quello che caratterizza il calcio, no? Ma mi sembra che insieme al Brasile siamo la nazionale che ha vinto più titoli mondiali, quindi il nostro posto inevitabilmente è nei quartieri alti del panorama calcistico mondiale. Il fatto che ne eravamo usciti è stata una tragedia, ma io la collocherei nello spazio temporale di quando è avvenuta e basta. Ma poi l'Italia ha sempre avuto un ruolo di grandissimo spessore. C'è da dire che questa nazionale incanta anche per, come dicevo prima, per espressione di gioco, ma è una nazionale che ha una grandissima prospettiva, perché i giocatori, a parte Bonucci e Chiellini, che tra l'altro io Chiellini lo clonerei, una partita monumentale, ha fatto delle partite monumentali. Ieri pensavo, mentre lo guardavo, alla fine della partita, dei tempi supplementari, tentare un allungo in fascia, lui da difensore centrale, io chi gridavo, dice: ma dove vai? È finita, metti di là. Ma questo gesto atletico alla sua età, pazzesco. Io pensavo fra me e me, ci divertiamo a destra e a sinistra i palloni d'oro, no? Non sono mai toccati a giocatori tipo Maldini, Baresi, eccetera eccetera, che l'avrebbero meritata ampiamente. Io penso che per carriera, per rendimento, per applicazione, per serietà, per punto di riferimento, Giorgio Chiellini l'avrebbe proprio meritato. È stata un'idea un po' così strana, ma un'idea che mi è venuta dal cuore. Ricorda un po' quel Cannavaro, sì, che vinse il Pallone d'Oro nel 2006. Però voglio dire, assolutamente sì, Cannavaro aveva delle qualità ingigantite in rapporto a quella che era la sua cifra fisica. Lui morfologicamente era un calciatore, diciamo così, non statuario, no? Un normotipo tendente al basso, quindi nel suo ruolo difficilmente avrebbe potuto farla, ma l'ha fatta in virtù di grandi qualità che gli hanno fatto meritare anche il Pallone d'Oro. Certo, è indubbio che siamo al cospetto di,
di due giocatori che hanno dato tantissimo alla maglia azzurra. Ieri per me anche Bonucci è stato monumentale, ha fatto una partita, un centrocampista prestato alla difesa. Direttore, tra i tanti messaggi che ho letto tra l'altro ieri e ieri, perché anche l'altro ieri è stata una giornata abbastanza felice per quanto mi riguarda, con la vittoria dell'Argentina in Coppa America, c'è stato un messaggio che Vincenzo Pisacane ha dedicato a Lorenzo Insigne, che mi ha veramente toccato, con una foto, scrivendo: hai affrontato una vita piena di salite, ma non ti sei mai stancato, complimenti campione d'Europa. E quello che noi pensiamo, no? È un ragazzo che è stato fondamentale per questa nazionale, un ragazzo che anche quando non ha fatto delle partite brillanti come Spagna e Inghilterra, è un ragazzo che ha fatto sempre vedere la sua qualità. Prima scherzavo scherzavo sul fatto che darà un clinic di tecnica individuale a tutti gli attaccanti dell'europeo. È un ragazzo che si è saputo, che è maturato, si è saputo mettere in discussione, è un ragazzo veramente che ha affrontato tantissime salite ma non si è mai stancato, un ragazzo che noi napoletani vogliamo bene, ed è un ragazzo che si è meritato tutto questo ruolo in nazionale, ed è bello vedere Lorenzo Insigne con la Coppa d'Europa nelle mani. Guardate che a me fanno ridere i soloni che criticano Insigne o rido ancora di più quando dice: ma c'ha sempre lo stesso movimento a rientrare, sta palla a giro, come se Garrincha ai suoi tempi non avesse sempre la stessa cosa, ma puntualmente gli riusciva sempre e non era il grande fuoriclasse che era. Comunque, ma al di là di questo, molti evidentemente non riescono a capire che Insigne non è un giocatore a sé. Insigne è un reparto, Insigne è il regista del lato sinistro della nostra nazione, è il regista, inventa calcio, chiusure, coperture, equilibri, viene in mezzo al campo, detta passaggio. Insigne è un regista di quel ruolo, e quindi la parola, con tutto quello che ne consegue, perché nel regista noi ci aspettiamo visione di gioco, ci aspettiamo capacità di vedere le situazioni, corto, lungo, tecnica, ci aspettiamo tutto. Insegna tutto questo nel lato sinistro. Ecco perché un allenatore difficilmente può farne a meno, perché lui inventa il gioco su quel lato, non c'è bisogno che fai tattiche, la tattica la inventa lui con le sue giocate e con i suoi movimenti. E questo che la gente evidentemente non riesce a capire. È un giocatore importante, un giocatore che poi tra l'altro negli ultimi anni ha avuto una maturazione notevolissima, è uno che riesce a prendersi le sue belle responsabilità e ad incidere pure. Ieri a un certo punto Mancini l'ha messo come falso attaccante centrale, no? Ha dettato passaggi, ha dettato gioco, ha mandato dentro i compagni, è andato dentro anche lui. Quindi che stiano un po' zitti quelli che lo criticano e pensino invece a godersi un calciatore del genere che gioca nel Napoli e non in un'altra squadra. Direttore, un'ultimissima. Si parlava di critiche, ne ha ricevute tante Federico Bernardeschi dall'inizio dell'Europeo e non solo, anche da prima. È arrivato contro tutte le aspettative, è entrato, si è sempre fatto trovare pronto in campo e ha calciato due calci di rigore perfetti che pesavano tantissimo. E anche qui si vedono i campioni che non sentono la pressione, non sentono le parole della gente e riescono a mettersi al servizio della squadra, dei compagni, in modo splendido, come a mio avviso ha fatto Federico Bernardeschi, e non era affatto facile nella sua situazione. Federico Bernardeschi purtroppo è ancora un incompiuta. Se io mi facessi una domanda, dico: ma che ruolo ha? Hanno contribuito moltissimo anche tutti i tecnici che l'hanno avuto negli ultimi tempi, no?
o trequartista, o attaccante esterno di destra, o attaccante esterno di sinistra, o interno sinistro. Questo ragazzo, secondo me, un'identità vera e propria ancora non ce l'ha, pur avendo delle qualità tecniche notevolissime. Lui ha disputato un buon europeo, a differenza del campionato dove ha avuto grandissime difficoltà. Ha disputato un buon europeo e l'augurio mio è che lui possa veramente realizzarsi e far vedere di che passo è fatto, perché è un giocatore, una volta avuto una collocazione definitiva, è un giocatore che può incidere veramente nella squadra. Certo. Assolutamente. A parte, io apro e chiudo una piccola parentesi, mi assumo quello che la responsabilità di quello che dico. Giocatori così giovani, così in rampa di lancio, così importanti, dovrebbero scegliere dei percorsi diversi, sì. E non guardare solo a dove possono andare a guadagnare più soldi. Bernardeschi è stato uno dei giovani più promettenti degli ultimi anni, e il trasferimento alla Juve praticamente lo ha bruciato, lo ha ammazzato in sostanza. Hai ragione perfettamente. Guarda, io ricordo che tantissimi anni fa ero all'Udinese e avevo scelto un allenatore giovane che ha fatto benissimo. A un certo punto c'è stato mercato attorno a questo allenatore e io gli dicevo sempre: non vada mister, non vada, ma è un allenatore che insegna calcio e non può fare questo nelle grandissime squadre. Lui aveva l'idea in testa: voglio vincere, voglio vincere, voglio vincere, e per vincere bisogna che gli allenatori accettino determinate situazioni. L'allenatore era Zaccheroni, secondo me era un maestro di calcio, insegnava calcio e il suo territorio naturale era in squadre dove poteva avviare determinati tipi di progetto, no? Invece con certo. L'idea voglio vincere, tante volte i giocatori è la stessa cosa, si fanno prendere. Un giocatore che gioca nella Fiorentina ha una richiesta della Juventus, beh, chiaramente tu barcolli, non sei portato inevitabilmente ad accettarla. Difficilmente il giovane calciatore ha la contezza di se stesso e la capacità di capire che ancora deve fare un percorso per poter arrivare a essere un dato compiuto, no? Quindi certo. succede e molti si perdono, eh? È proprio vero. Grazie al direttore Pietro Lomonaco per essere stato con noi ad Arena Maradona. A voi, un saluto a tutti, arrivederci. Ciao direttore, grazie. Eh sì, però è sempre bello quando guardi queste immagini, no? Stavo scorrendo un po' le foto della festa di ieri, vedere le lacrime di Vialli, le lacrime di Mancini, Lorenzo con la coppa in mano, tutti che festeggiano, un gruppo unito, perché quella è la prima cosa, Diego. Deve essere, sono tutti amici, hanno condiviso dei momenti importantissimi insieme. Guarda, Mancini ieri nell'intervista alla fine ha detto: questi ragazzi hanno vinto perché sono diventati amici. Io non so se è questo, perché io sono stato tanti anni in degli spogliatoi e amici poi ne ho trovati veramente pochi. E l'unità di intenti è la cosa molto difficile da ottenere, perché a volte ne sei 25, ne bastano 4, 5 che non vanno dal lato, che non remano dallo stesso lato e ti rovinano una squadra. L'Italia ieri è stata squadra nelle 50 persone che c'erano tra campo, spogliatoio e tribuna, e squadre così non le batte. Pubblicità, rimanete con noi. Questa. Arrivati chiaramente anche i complimenti di Carlo Ancelotti, che ha scritto orgoglioso di voi, e io penso che Carlo Ancelotti è arrivato anche il tweet del Napoli, se non mi sbaglio. È arrivato anche, vero? Il tweet del Napoli prima, con i complimenti a Di Lorenzo, Meret e Lorenzo Insigne. Adesso è arrivato in questi minuti proprio il tweet di Aurelio De Laurentiis, che si è complimentato con Roberto Mancini per lo splendido lavoro svolto. No, mi piace ripetere sempre quelle parole di Giorgio Chiellini e di Leonardo Bonucci che hanno detto dal primo allenamento di Roberto Mancini, quando eravamo distrutti per l'eliminazione dal mondiale. Pensavo al fatto della pasta asciutta di ieri. Ci ha guardato e ci disse: adesso andiamo all'Europeo e lo vinciamo. E noi l'abbiamo guardato tutti come se fosse un pazzo. E invece aveva le idee veramente chiarissime Roberto Mancini. No, e te l'ho detto. Io abbiamo eliminato Belgio, Spagna e Inghilterra.
non è da poco, eh? L'Italia non ha mai giocato una partita seria con nessuno. Io penso che quelle partite, diciamo, semplici, ma non è vero che sono siamo semplici, stati nettamente più forti. L'Italia ha reso semplici quelle partite. Siamo stati nettamente più forti degli altri, però Gianlu, è importante poter dire che probabilmente con la Spagna non siamo stati superiori, ma con Belgio e Inghilterra c'è stata una superiorità imbarazzante. Soprattutto con il Belgio, ma anche ieri, ragazzi. Cioè, ieri l'Inghilterra ha fatto gol e si è messa in 11 dietro la linea dell'aria, non dietro la linea della palla. È stato bellissimo perché un giornalista molto importante in Argentina, Varsky, ha scritto: mi dite come si dice catenaccio in inglese, che lo vorrei scrivere. Noi ci colleghiamo con il responsabile del sito del Corriere dello Sport, Pasquale Salvione, che possiamo chiamare solo per oggi il Corriere degli Azzurri. Pasquale, ce lo permetti? Assolutamente sì, buongiorno a tutti. Ciao Pasquale, ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Questa nazionale ci ha ridato orgoglio, senso di appartenenza, ci ha rimesso al posto che noi meritiamo come storia del calcio. È stato un lavoro meraviglioso quello di Mancini, no? E io, a me piace sottolineare, e non so se tu sei d'accordo, che poi alla fine il calciatore, l'allenatore finisce, gli uomini restano, e Mancini e lo staff di Mancini è stato composto da tutti i ragazzi che hanno condiviso una vita con lui, no? Una carriera. E questo secondo me ha fatto la differenza anche dal punto di vista umano, perché non giriamoci intorno, probabilmente la Francia era più forte di noi, probabilmente la Spagna ha dimostrato in campo di essere forse un gradino superiore a noi, però noi dal punto di vista tecnico-tattico, dal punto di vista umano abbiamo fatto la differenza. Io penso che l'immagine poi della vittoria sia quell'abbraccio fra Mancini e Vialli in lacrime. Sono d'accordo. Alla fine della partita a Wembley, dove insieme persero una finale di Champions all'ultimo minuto del secondo tempo supplementare per una punizione di Koeman contro il Barcellona. Il calcio è così, ti toglie e poi ti ridà. E a distanza di anni loro anime di quella Sampdoria si sono riabbracciati in campo, ed è proprio secondo me quella l'immagine simbolo di una gestione, sono d'accordo con te, che ha iniziato a vincere dal punto di vista mentale. Io credo la più grande vittoria di Mancini sia quella, perché poi tutto il resto è tutto derivato dal fatto di aver dato un temperamento, una personalità, una voglia di divertirsi a questa squadra. Lui l'ha detto anche prima della finale, dove magari le tensioni potevano essere divorare tutto il resto, invece lui ha detto dobbiamo giocare per divertirci, e io credo che quello sia stato il primo tassello della vittoria costruita da Mancini. Una squadra che è diventata libera mentalmente, è diventato un gruppo, si è aiutata e ha voluto ad esempio Spinazzola ieri andare a ritirare la medaglia con le stampelle, ha voluto portarlo lì, ha dedicato la vittoria, quella maglia indossata da Insigne per Spinazzola. Credo sia stata un'altra immagine simbolo, no? Poi del legame che c'era in questa nazionale, che ha portato poi avanti dei cori e delle canzoni che sono diventate virali in questo mese su tutti i social. È diventata veramente un movimento di gruppo che è stato coronato da questo trionfo. Poi naturalmente vanno dati anche i meriti a Mancini dal punto di vista tecnico-tattico, perché prima di tutto è stato uno che ha visto avanti a tutti probabilmente anche 3 anni, no? Perché quando ha fatto delle scelte, quando ha fatto delle cose assurde per un altro commissario tecnico, no? Ad esempio convocare Zaniolo prima che debuttasse in Serie A, ha fatto delle scelte, ha scelto degli uomini che poi lo hanno portato al traguardo, affidandosi soprattutto alla voglia di giocare. Poi quando c'è riuscito lo ha fatto meglio con il Belgio, come dicevate prima,
con l'Inghilterra, perché l'Inghilterra è stata completamente rinunciataria, e invece ha dovuto diciamo abbassare un po' le penne quando ha incontrato la Spagna, che sul piano del palleggio è stata nettamente superiore. Però anche nelle difficoltà, anche in partite difficilissime come quella contro l'Austria, è riuscita a venirne fuori alla grande, perché poi aveva in squadra giocatori di grande carattere, ed è poi dal punto di vista della mente e della personalità che ha vinto veramente questo europeo. Permettimi pure un elogio, Pasquale, per Gigio Donnarumma, che ha vinto meritatamente il premio di miglior giocatore del torneo di Euro 2020. Pochi giorni fa ha rilasciato un'intervista dove ha detto di inseguire il pallone d'oro, e per quanto mi riguarda assolutamente non è un'utopia, ma è un sogno che potrebbe diventare realtà, perché può diventare più grande di Buffon, che è stato forse il più grande di tutti i tempi, e può diventare il miglior portiere al mondo senza alcun tipo di problema. Dà una sicurezza, è diventato anche un pararigori, è diventato anche più bravo nella gestione con i piedi, che forse era quello che gli mancava un pochino. Ci ha fatto sentire veramente veramente sicuri, è stato un muro per tutto l'europeo. Aggiungiamo un piccolo particolare: a 22 anni. Hai detto bene. Cioè, sembra che parliamo di un giocatore di grandissima esperienza, al top della carriera. Donnarumma ha 22 anni, quindi per un portiere, voi sapete meglio di me che la maturazione arriva un po' più avanti, no? È stato sempre così nella storia, quindi io penso che Donnarumma possa soltanto migliorare e possa negli anni diventare un portiere importante. Adesso avrà un'esperienza completamente nuova all'estero, al Paris Saint Germain, che sicuramente lo aiuterà anche dal punto di vista personale. E io credo che ha tutte le potenzialità per diventare come è meglio di Buffon. Buffon ha vinto un mondiale con l'Italia. Auguriamo a Donnarumma magari di migliorarsi l'anno prossimo, di superare Buffon vincendo il mondiale dell'anno prossimo, magari a sarà il primo a vincere un mondiale, un europeo in 2 anni, e magari con questi successi potrebbe anche superare Buffon. Noi ce lo auguriamo, quello che dici tu bisogna sottolinearlo più volte, un ragazzo di 22 anni che veramente è stato decisivo. Pasquale, anche l'Argentina ha trionfato contro il Brasile, per me è stato un fine settimana praticamente perfetto dal punto di vista calcistico. L'Argentina è stata guidata da Otamendi, da Messi, da Di Maria, che è stato decisivo nella partita contro il Brasile, con il gol che ha dato che ha consegnato la Coppa America nelle mani di Capitan Messi, e l'Italia è stata guidata da due baluardi, da due vecchietti, no? come Bonucci e Chiellini. Vanno bene i giovani, vanno bene le nazionali di prospettiva, ma se i vecchietti sono questi, ce li teniamo stretti almeno fino al prossimo mondiale. Ti parlo sia di Bonucci e Chiellini che di Di Maria e Otamendi e Messi. Dico, ma non c'è proprio dubbio. Io credo che ogni grande squadra debba avere un mix di freschezza, di gioventù e di esperienza. Giocatori come Bonucci e Chiellini hanno dato un apporto cruciale dal punto di vista anche, diciamo, come dicevamo prima, sempre dal punto di vista del temperamento, della personalità, e chiaramente sono giocatori che hanno tanta esperienza. E poi mi è rimasto negli occhi quel fallo che fa ieri Chiellini su Saka, no? È un fallo che poi è diventato un po' il simbolo della partita di Chiellini, ma lì Chiellini sbaglia un intervento. Pasquale, che poi, perdonami se ti interrompo, somiglia moltissimo a un fallo che fa Otamendi a Neymar nel secondo tempo di Argentina-Brasile, nel senso, ho visto praticamente quasi la stessa scena. Sì, sono falli fatti da giocatori di esperienza che a quel punto dico: mi prendo il cartellino giallo, perché questo, se mi parte, prendo gol, ho rischio di prendere gol. Quindi sono quelle scelte che arrivano, magari un altro giocatore avrebbe, che ne so, preferito farlo andare e rincorrerlo, e lui sa invece che dalla sua esperienza in quel momento deve prendersi il cartellino giallo e deve fermare quell'azione, perché è un rischio molto alto. È chiaro che quello arriva e lo conquisti solo con l'esperienza, perché solo così puoi arrivare a fare determinate scelte giuste nei momenti decisivi. Quello credo che questi giocatori che hai giustamente nominato, perché poi ricordiamoci un'altra cosa: nell'azione del pareggio dell'Italia sono decisivi Chiellini, che magari
c'è anche rigore su Chiellini perché viene affossato e Bonucci che poi va a pareggiare, quindi sono stati determinanti in, sotto ogni punto di vista, così come nell'Argentina. Poi mi fa sorridere perché c'era stato in questi anni questo refrain insopportabile di Messi che non era un campione perché non riusciva a vincere con l'Argentina e non è mai come Ronaldo perché Ronaldo con la sua nazionale l'ha guidata da solo alla vittoria degli europei. Messi non è Messi, Messi è solo nel Barcellona. Quante volte l'abbiamo sentito? Troppe volte. Dire che Messi è così, Messi è così. Finalmente sono felice per lui perché insomma anche con l'Argentina è riuscito a conquistare un trofeo che magari avrebbe meritato anche altre volte perché ha perso finale di Coppa America, finale del Mondiale, ha perso di tutto, è stato anche sfortunato da questo punto di vista, però finalmente è riuscito ad alzare un trofeo con l'Argentina che gli rende giustizia e che mette a tacere tanti, tanti soloni che parlano di calcio senza sapere nemmeno se il pallone è quadrato o rotondo. E grazie a Pasquale Salvione per essere stato con noi ad Arena Maradona. Grazie, è sempre un piacere, buona giornata. Ciao Pasquale, grazie. Vuoi vedere prima le foto dei tifosi inglesi con la coppa già in mano alla fine del primo tempo, meraviglioso. L'1-0 e quelle sbagliate, vedi qui si vede la mentalità perdente di determinati tifosi. Io non voglio essere troppo eccessivo, però le partite durano 90 minuti, sei a metà. Manca ancora un tempo, c'è ancora una guerra da giocare. Hai visto l'Italia di cos'è capace? Alzare già la coppa e cantare tutta la partita It's coming home. Capirai che forse la dea bendata è andata dalla parte nostra anche per questo. Capirai che forse una delle canzoni più belle che cantano gli argentini e quando iniziano le partite si chiama El que non salta è su un inglés. Quindi sono abituati a perdere, ce l'hanno nel DNA. Eh sì, assolutamente. E torniamo anche un po' a parlare di Napoli, no Diego? Perché voglio mandare un grosso in bocca al lupo al Chucky Lozano, che ha avuto un infortunio horror in una partita con una il partita Messico. Inutile, mettiamola una così. Inutile, è stato operato d'urgenza all'occhio, se non erro, e dovrebbe essere andato tutto bene per il momento. Il giocatore è sotto osservazione e il responsabile dello staff sanitario del Napoli Canonico è in continuo contatto con lo staff medico messicano e niente, ci auguriamo che vada tutto bene. Napoli che continua a essere sfortunato con i giocatori in ritiro alle nazionali. Ieri ne parlavo un po' durante la partita con i miei amici, Diego, dicevo, è arrivato Milik, si è rotto due volte il crociato, è arrivato Osimhen e si è rotto la spalla, adesso anche Lozano, speriamo non sia nulla di grave. Ci colleghiamo con il direttore di Napoli Magazine Antonio Petrazzuolo, bentornato ad Arena Maradona. Buongiorno Anto. Buongiorno a voi. Carissimo Anto, buongiorno. Quali sono le novità che hai su Lozano? Perché io ho rivisto un attimo le immagini, è stata una cosa terrificante, veramente brutta, l'ha veramente arrischiato seriamente di farsi male in maniera permanente. Assolutamente sì. Ti dico che ho subito attivato le mie fonti per capire un po' le sue condizioni, arrivano segnali positivi, quindi possiamo stare tranquilli dall'entourage diretto di Lozano, non fa niente altro, però ecco, dispiace perché effettivamente era un qualcosa di evitabile, sia l'impatto che si è persa la partita stessa, perché non parliamo di una gara fondamentale dove Lozano doveva giocare a tutti i costi, anche perché le altre nazionali avevano fatto rotazione, quindi schieravano le seconde e terze linee, invece il Messico ha deciso di schierare i titolari, quindi anche Lozano. Vabbè, ma lasciamo stare i dettagli, pensiamo essenzialmente alle notizie positive, quindi vi posso dire che ovviamente la botta c'è stata e anche forte, l'impatto è stato notevole, però ecco, è cosciente, è consapevole, questa è la cosa fondamentale. Assolutamente, vogliamo fare i complimenti a Meret, Di Lorenzo, Lorenzo Insigne, che hanno dimostrato ancora una volta di essere dei campioni, Anto. Assolutamente sì, è bello far parte di una spedizione del genere che
che ti conduce poi alla vittoria. Il clima familiare, il gruppo ha fatto la differenza, e quindi complimenti a Di Lorenzo, complimenti a Lorenzo Insigne e anche a Meretto, che insomma tutti vorremmo essere Meretto, no? Infatti guarda, a microfono spento gli stavo dicendo che io sarò convocato per Qatar 2022 come terzo o anche quarto portiere, non mi interessa. Vorrei tanto comunque non devo giocare. La stessa cosa. Ecco. Vorrei fare anche io la stessa cosa, però diciamo spettatore interessato, gli auguriamo di essere protagonista in futuro, anche perché il ruolo di Meretta purtroppo è stato marginale. Però in sé per sé, ecco, fare gruppo conta, e anche assaporare certi palcoscenici per maturare, per crescere e quindi per perdere delle insicurezze. Quindi ha fatto bene sicuramente questa spedizione, ma su tutti ovviamente Lorenzo Insigne, ancora il gol, il tiro a giro ha fatto la differenza in questo percorso, ha condotto alla vittoria dell'Italia. E poi Di Lorenzo, titolarissimo in effetti, è un po' anche a sorpresa, ha dimostrato di essere un grande difensore, un grande terzino. Certo, certo. Anto, una domanda, il Napoli si raduna oggi? No. Allora, quest'oggi è il giro di tamponi. Ecco, quindi, mi ricordavo bene. Tra l'altro ce lo confermava proprio Peppe Santoro quando siamo andati in conferenza stampa lì a Castelvolturno per la conferenza di presentazione di Spalletti, e domani poi che per sé ci saranno i giocatori che andranno a radunarsi. Però ecco, ovviamente già con la testa a Di Maro, ti dico che noi già siamo a Di Maro, abbiamo già il nostro inviato, quindi racconteremo entrambi i ritiri, sia da Di Maro che da Castelvolturno, come sempre. E poi ovviamente le notizie arrivano da Castelvolturno, ci sono sempre quelli, non ci sono problemi. Certo, Antonio, ovviamente sarà un Napoli nel ritiro di Di Maro orfano dei propri, certo, dei propri nazionali, che si dovrebbero aggregare tutti quanti, compreso il Ciucchi Lozano, nella seconda parte del ritiro, no? A Castel di Sangro. Se tutto va bene, si conta sempre una trentina di giorni di sedie dovute. Se ce la fanno raggiungono, altrimenti poi si ritrovano direttamente a Castelvolturno dopo Ferragosto, esattamente, perché poi ricordiamo il campionato parte il 22, quindi molto presto. C'aveva ragione a lamentarsi De Laurentiis riguardo una data forse troppo anticipata, no, di questo inizio di campionato. Sì, no, su questo sono d'accordo con il presidente, perché effettivamente fa ancora tanto caldo, non è proprio il massimo, cioè è ancora una data da amichevoli quella lì. No, però Anto, adesso facendoci un conto generale, no? Adesso con calendario alla mano, oggi iniziano le ferie dei nazionali, soprattutto degli italiani, e al 99% dovrebbero rientrare nel ritiro di Castel di Sangro. Tornerà, non tutti però, non tutti, te lo dico in anticipo. E cioè, praticamente alcuni torneranno una settimana prima dell'inizio del campionato. Conta per esempio Insigne, Di Lorenzo, che hanno chiuso oggi, dovrebbe arrivare per gli ultimi giorni, ma veramente fai un saluto, non è che puoi integrarti bene nel contesto generale. Certo. Anche perché poi, considerando la partenza del campionato del 22, i tempi sono molto stretti, quindi, però le ferie le devono fare per legge, quindi non è che puoi dirti tornate prima, insomma, vabbè. Sta anche a loro, potrebbero tornare volendo. Se Diego Junior dovesse decidere di anticipare il suo rientro dalle vacanze, nessuno può dire niente, ma deve essere una scelta personale. Senti, i ragazzi miei del Napoli United il 2 agosto devono stare sul campo, non c'ho nazionale, quindi sto tranquillo. Una data comoda. Sto tranquillo, non ho nazionali, quindi sto tranquillo. E grazie Antonio Petrazzuolo per essere stato con noi ad Arena Maradona.
Grazie a voi, ciao mister, in bocca al lupo. Crepi, grazie Antonio. Diego, siamo in chiusura, è stato veramente bello commentare questa notte magica di ieri che ci ha fatto stare bene, che ci ha fatto divertire, che ci ha trasmesso delle emozioni che solo il calcio può trasmetterci. È vero, e ci sono ancora degli stupidi che pensano che sono 22 ragazzi che corrono dietro un pallone. Mi chiedo la domenica che cosa fanno. Grazie Diego Maradona Junior. Grazie a te, grazie a tutti. Roberto si sta per spezzare il polso a furia di salutare. Da Miranda è tutto, Arena Maradona torna domani alle ore 12 sulle frequenze di Radio CRC Targato Italia, grazie anche alla regia curata da Roby Maravolo e Mary G. Ciao a tutti!